Si disputa nella giornata di domani con un programma di 15 gare complessive la seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile Prima Divisione Nazionale. Nel girone A, dopo la vittoria nella prima giornata, esordiscono tra le mura amiche del Pala Gasteiner i campioni d'Italia dell'Oaker Bozen, che affrontano il Metal Seeder Mezzocorona. Il via del match alle 19, la direzione affidata alla coppia Zendali-Riello. Cercheranno di allungare la loro striscia vincente a Kfar-Spritzen e Trieste. Per lo scontro diretto al Palazzetto dello Sport di Bressanone dirige la coppia Iaconello-Iaconello, si comincia alle 19. Punta a rimanere in vetta anche il Pressano, che riceve la visita dell'MT Group con fischio d'inizio alle 19, arbitri Di Domenico e Fornasier. Le rimanenti due sfide in programma segneranno i primi 3 punti stagionali alle compagini vincenti. Il Cassano Magnaco affronta la Solar Plus Rovereto a partire dalle 20:30, arbitri Corioni e Muratori, mentre alle 18 si apre il match tra Estense Ferrara e Indata Meran, arbitrano Regalia e Greco. Nel girone B, scontro interessante al secondo turno tra Romagna e Ambra, entrambe vincenti all'esordio e domani in campo a partire dalle 18:30 con la direzione della coppia Colasanto e Felice. I signori Romana-Romana arbitreranno invece il derby marchigiano al Palaveneto tra la Luciana Mosconi Dorica e il Cingoli, il cui inizio è fissato alle ore 18:30. Alle 19 fischio d'apertura di Visciani-Busalacchi per il match tra Sassari e Nuova Era Casalgrande, mentre alle 18 inizia il derby emiliano tra Carpi e Bologna, arbitri Marcelli Marcelli. A chiudere il programma del secondo turno nel girone B è la contesa tra Castenaso e Farmigea, gara che inizierà alle 21 e che sarà arbitrata dai signori Molon e Fabian. Nel girone C, un derby in programma per questa seconda giornata è Putignano Planet Wind 365 Conversano, con il via alle 19 l'arbitraggio della coppia Simone e Monitillo. Con il Noci che osserva un turno di riposo, la Junior Fasano completa il quadro delle pugliesi impegnate sui campi di questo secondo turno. Per la squadra fasanese, impegno in casa del Cuschieti a partire dalle ore 18, arbitri Cosenza e Schiavone cercano i primi 3 punti stagionali in casa, Semat Fondi e Lazio. Le due formazioni laziali affronteranno rispettivamente Cus Palermo alle 18, arbitri Cardone Cardone e Tecnoelettronica Teramo. Il via alle 18:30, arbitri Chiarello e Pagaria. Quinta gara in programma, la sfida Città Sant'Angelo Geoter Gaeta, a cominciare dalle 18 e con la direzione dei signori Campochiaro e Castagnino.